Vandali in azione ieri pomeriggio a Sala Consilina. Ad essere prese di mira sono state la chiesetta della Madonna di Loreto in via Tempe e l'adiacente cappellina dove è conservata la statua della Madonna. I vandali avrebbero agito verso le 15 e, come si vede dalle immagini, si sono accaniti in particolare con la cappellina, della quale hanno distrutto il vetro utilizzando probabilmente dei sassi. Non soddisfatti dei danni compiuti, probabilmente gli stessi vandali hanno fatto altri danni presso la chiesa della Madonna di Costantinopoli, nei pressi del convento dei Cappuccini. Qui invece sono stati rotti alcuni vasi di fiori che erano davanti alla Madonna e diverse bottiglie sono state gettate davanti alla chiesa. Immediatamente dopo la segnalazione di quanto accaduto, il parroco della Santissima Trinità, Don Gabriele Petroccelli, sconfortato e mortificato per quanto accaduto, ha avvisato i carabinieri della stazione di Sala Consilina che hanno effettuato un sopralluogo. Da quanto si apprende, i responsabili potrebbero essere individuati anche grazie all'ausilio di alcune telecamere presenti nella zona. Resta intanto una sensazione di grande indignazione nella comunità di Sala Consilina. È una vergogna, è una cosa inaccettabile, è il comune sentire espresso anche attraverso il social network Facebook da tanti cittadini. Non c'è rispetto nemmeno per la Madonna. E mentre tutti chiedono a gran voce che i responsabili vengano individuati e puniti, intanto qualcuno ha già proposto una colletta per riparare i danni causati dai vandali.